Nata da qualche anno dalla fusione tra le due società di calcio di Grigno e Villa Agnedo, l'associazione sportiva dilettantistica Ortigara Lefre milita nel campionato di prima categoria. Da diverse settimane sono ripresi gli allenamenti per una formazione che si presenta ai nastri di partenza con nuove speranze e motivazioni. Ma sentiamo dal vicepresidente Renato Gonzo quali sono gli obiettivi per il campionato 2012-2013. Beh, la motivazione essenziale è quella di ripercorrere lo stesso percorso che abbiamo iniziato 3 anni fa, quando siamo nati, nel 2009, con la speranza di lottare e di soffrire un po' di meno di quel che è successo negli scorsi anni, insomma. Dopo la travagliata salvezza conquistata agli spareggi nella passata stagione, la società ha affidato la conduzione tecnica della squadra a Ruggero Felicetti e fin dalle prime partite ufficiali sono arrivate delle buone indicazioni per il futuro. Puntiamo a una salvezza, se poi arriva qualcosa di meglio, siamo qui ad affrontarlo proprio per questo il campionato. Se poi nel corso del campionato vediamo presupposti per migliorare il singolo giocatore, per portare poi a un livello competitivo poi tutta la squadra, quello sarebbe l'obiettivo, diciamo, essenziale. Oltre alla squadra di prima categoria, l'Ortigara Lefre punta molto sul settore giovanile. Sono circa 200 gli atleti, gli allenatori e gli accompagnatori delle diverse formazioni che tra poche settimane saranno impegnati nei campionati provinciali. Ancora il vicepresidente Renato Gonzo. Avremo la squadra degli allievi, che è allenata da Loris Licciardiello e Federico Mucellini, la squadra dei giovanissimi che militerà nel campionato Elite assieme nei vari gironi composti in una maniera nuova quest'anno, insieme al PM, al Pergi, alla Perginese, al Persina, al Levico, al Borgo, una fase iniziale di 5 squadre che poi porterà a un campionato successivo secondo la modulazione data dalla federazione quest'anno. Poi 2 squadre di esordienti, 4 squadre/5, perché saranno 4 di Pulcini per l'andata e 5 probabilmente per il girone primaverile, e poi una 40ina di primi calci, insomma.